Secondo voi, che cosa hanno in comune una foresta ed una raffineria? E se vi dicessi che il mondo naturale e i nostri moderni processi produttivi hanno più cose in comune di quanto possiate immaginare? Prendiamo in esempio una foresta ed una raffineria petrolchimica. Una è un intricato susseguirsi di reazioni chimiche, un complicato groviglio di processi di raffinazione, con un'efficienza di conversione energetica che a stento supera il 30%, e pensate un po', addirittura un quantitativo di scarti che supera quello dei prodotti. L'altra è una raffineria petrolchimica. Se vabbè, ora vieni a dirmi che una raffineria produce meno rifiuti di un albero. Calma, calma, fermi tutti prima di fiondarvi sui commenti. Non stiamo parlando degli impatti ambientali, ovviamente. Ma questa provocazione mi serve a far vedere quanto il concetto di naturale o di scarto sia più legato a percezioni psicologiche nostre che a verità oggettive. Pensateci un attimo. Di base, sia la foresta che la raffineria petrolchimica fanno le stesse cose. Prendono delle materie prime, acqua e CO2, petrolio greggio, assorbono dell'energia, luce, calore di combustione, e tramite dei complessi processi chimico-fisici, fotosintesi, distillazione frazionaria e polimerizzazione, fanno delle sostanze e dei materiali con delle proprietà specifiche, legno e plastiche. Le stesse reazioni chimiche che avvengono in natura possono in alcuni casi avvenire anche in un impianto petrolchimico, portando lo stesso identico materiale o sostanza avente le stesse identiche proprietà. Infatti, non è l'origine sintetica o naturale a determinare le proprietà di un materiale o sostanza, ma solamente la sua struttura. Attenzione quindi, se non è vero che chimico sia sempre sinonimo di pericoloso per l'ambiente, tossico, meglio starne alla larga, c'è però un enorme ma di cui dobbiamo ancora parlare. Abbiamo accennato a come il concetto stesso di scarto sia tutt'altro che oggettivo. Pensateci un attimo, dopotutto, dal punto di vista di un albero, è l'ossigeno il problema da smaltire. Mentre dal nostro personalissimo punto di vista, riuscire a respirare è tutt'altro che secondario. Ecco che iniziamo a vedere alcune sostanziali differenze nell'esempio che abbiamo fatto. Da un lato, la natura ha un'efficienza di riciclo dei propri prodotti del 100%, i quali a fine vita rientrano nei normali cicli ecosistemici, e inoltre si affida ad energia 100% rinnovabile. Lo stesso non si può dire per i nostri processi produttivi, i quali fanno ancora molto affidamento a fonti di energia fossile e facciamo molta più fatica a riciclare i nostri prodotti, per non parlare poi degli enormi impatti ambientali che produciamo. Il punto è che non solo produciamo in modo molto lineare, ma ragioniamo ancora in modo molto lineare. Facciamo un esempio e pensiamo all'immagine che abbiamo di materia prima e rifiuto. Sono due concetti ben distinti nella nostra mente, vero? Il petrolio è una materia prima. Lo estraiamo, lo raffiniamo, produciamo dei granuli plastici che poi qualche azienda utilizzerà per produrre delle bottigliette di plastica, ad esempio. Quando noi finiremo di berne il contenuto, le getteremo in un mucchio brutto e puzzolente che chiamiamo rifiuti. In quest'ottica, di conseguenza, materia prima e rifiuti rappresentano la nascita e la morte di un materiale. Ma in realtà, dal punto di vista della materia, non c'è distinzione fra uno e l'altro. Infatti, con opportuni processi di riciclo chimico, le plastiche possono diventare nuova materia prima in sostituzione al petrolio. Scusa Gabri, ma perché facciamo così schifo nel fare le cose? Cioè, riusciremo mai a chiudere il cerchio? Beh, ne parliamo al prossimo caffè.